vediamo ora subito la formazione azzurra. Donnarumma, poi Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson sono i difensori. Barella, Jorginho e Verratti al centrocampo. I tre bomber, Chiesa, Immobile e Insigne. Quindi Mancini manda in campo la stessa formazione che inizialmente ha giocato contro gli avversari. Pickford, Walker, Stones e McGuire per gli inglesi. Triple, Phillips, Rice e Shaw. Sterling, Kane e Mount. C'è una novità, gioca Tripler che non era atteso. E vedete che il pallone viene portato in campo dalla macchinetta, secondo queste moderne tecnologie che ci fanno impazzire, ma che sono anche divertenti. Abbiamo detto che piove su Londra, ma non è una pioggia di quelle irrefrenabili. Il fondo del terreno appare in buone condizioni, si scambiano gli ultimi affettuosi abbracci e tocchi i giocatori azzurri e le due formazioni scendono in campo nel rispetto di quelle che sono le storiche divise, la maglia bianca per gli inglesi, la maglia azzurra per gli italiani. Si inginocchiano tutte le due squadre, anche la nazionale italiana, che ha suscitato talora qualche problema, qualche volta qualcuno si è inginocchiato, qualcuno no. Partiti comunque, comincia una gara che ci tiene avvinti.